Ciao a tutti, in questo video vorrei mostrarvi brevemente come i dati contenuti su Wikidata possono essere utilizzati per arricchire le voci di Wikipedia. Wikidata è un database, uno dei progetti Wikimedia, contenente più di 80 milioni di elementi, ognuno dei quali contiene dei dati strutturati, forniti in licenza CC0, che possono essere utilizzati sia sui progetti Wikimedia sia su altri siti. Ora, da ogni voce di Wikipedia, per accedere all'elemento di Wikidata ad essa collegato, potete andare sulla colonna di sinistra, alla sezione strumenti, e cliccare su elemento Wikidata. Ogni elemento di Wikidata contiene due tipi di dati. I primi, le dichiarazioni, servono a descrivere l'elemento. Ora, noi verremo a sapere che Domenico Comparetti era un essere umano che è vissuto nel Regno d'Italia, che è nato in un certo giorno, diverso a seconda delle fonti, in un certo luogo, che è morto in un certo giorno, in un certo luogo, eccetera. L'altro tipo di informazioni sono gli identificatori o identificativi. Gli identificativi ci forniscono informazioni su quali siano gli altri database, online o in minor parte offline, che contengono informazioni su Domenico Comparetti. E si può trattare di database bibliotecari come il Servizio Bibliotecario Nazionale Italiano, si può trattare di database di istituzioni come l'Accademia della Crusca, oppure di enciclopedie come la Brockhaus, oppure anche di siti contenenti opere fuori copyright, come ad esempio Liber Liber. Ora, come mostrare questi identificativi in una voce di Wikipedia? Su Wikipedia in italiano, se andate alla sezione collegamenti esterni, spesso troverete una serie di link preceduti, o meglio seguiti, da una piccola matitina, cliccando sulla quale potrete visualizzare la scritta modifica su Wikidata. Ora, questa matitina sta ad indicare che tutti questi link, in questo caso 10 link, sono generati attraverso Wikidata, infatti corrispondono a quest'unica riga di codice e permettono al lettore di accedere direttamente a una serie di siti che possono permettergli di approfondire chi era Domenico Comparetti, oppure di esplorare quali sono i fondi archivistici a lui collegati nel sistema informativo unificato per le soprintendenze archivistiche, oppure di trovare opere scritte da Domenico Comparetti e presenti online in quanto fuori copyright, come potete vedere su Liber Liber. Oppure ancora di ottenere informazioni sull'attività di Domenico Comparetti quale senatore del Regno d'Italia. Bene, ma in realtà questi non sono gli unici identificativi che in questa voce di Wikipedia vengono letti da Wikidata. Anche questi sono identificativi che vengono letti da Wikidata. Infatti, sempre tornando nel codice della voce, anche questi identificativi corrispondono a una sola riga, il controllo di autorità. Il controllo di autorità ci permette di esplorare quali siano le opere di Domenico Comparetti o relative a Domenico Comparetti presenti in una serie di sistemi bibliotecari nazionali come quello italiano, quello statunitense, quello tedesco, quello francese e quello spagnolo. Se voi entrate in uno di questi link potrete vedere una serie di informazioni sulla persona e anche tutte le opere di questa persona presenti all'interno del sistema bibliotecario di un certo stato.